Allineamento completato. E inizia a prendere velocità la macchina. Buono l'allineamento. Un po' arretrato Sirio. Via la macchina. Chiusura. Stankovic rientra a Singh, alleluia. Ed è anche partitore l'allievo di Bellei. Roby Vecchione, a miti consigli, parcheggia. Lancio, 13 e un battito. Per Stankovic, ok, che per il momento è lui il leader. E così il self-possessed di Bellei va a completare i 400 nell'ordine del 28 e 8. Tira i remi in barca e all'Enrico Nazionale. Il gruppo è capeggiato dal targato Italia Scoop Griff. Per linee esterne rimane Stiacino Jet. 600 nell'ordine del 44. Stankovic ok, Singh alleluia, Scoop Griff Italia, Stiacino Jet. Per il momento nulla muta, nulla cambia. Mezzo miglio, addirittura un minuto abbondante. E Puledri che affrontano il penultimo rettilineo. Non ci sono variazioni sostanziali. Si va al chilometro. Chiuso in 1:15:09. 500 alla meta con Stankovic leader. Lì dentro è Singh, al largo Sirio. Al largo Sivoriev che punta in avanti. Frazione in 14:04, 1:33 3/4 di miglia, Sivoriev al salche di Stankovic, lo impegna, Stankovic per il momento si difende, allargo anche Sugar Ray, retta d'arriva, allunga Stankovic, prende vantaggio, sgabbia Singh, alleluia, Stankovic leader, su Singh, alleluia che ci prova, controlla Stankovic. I cavalli sono in zona traguardo e sul traguardo l'ok, ok, ok, Stankovic ok, 1:59, 1:14:04, ancora una promenade, ma questo è vero, una promenade, non ha avuto nessun motivo di allungare prima, non ha avuto nessun motivo di preoccuparsi e le margherite si fanno 4 per Enrico Nazionale, bene bene Singh Singh nella sua scia, sgabbia. Ma ormai non c'era più tempo. Alla grande Scoop Griff Italia che raccoglie una meritatissima terza posizione. Quindi ancora una volta, e non era stanco questo Stankovic.